Un saluto a tutti e ben ritrovati a Devolvo 125 nuovamente su Man of War Soul Squad 2 con la nostra campagna con l'Italia. Un po' di tempo fa avevamo finito la missione dell'aeroporto con una difesa stoica e storica da parte nostra contro gli infami inglesi. Questa volta dovremo andare nella seconda missione ad El Alamein, quindi penso sarà una missione abbastanza incentrata di nuovo sull'attacco forse, non lo so, vedremo. Non l'ho ancora mai giocata, quindi vedremo. Difficoltà hard, Fog of War e let's go. Ok, eccoci qua ad El Alamein, pronti a distruggere il nemico. Vediamo, c'è un HQ di Duke sia questo. Pausa, 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 leggiamo. Comandante, today abbiamo il huge task davanti, abbiamo un grosso compito davanti a noi. Il nostro obiettivo è difendere Alamein da... Ah, quindi dobbiamo difendere. Difendere Alamein dall'attacco corazzato, dall'offensiva corazzata britannica. Ok. Fatemi solo andare un attimo a staccare la televisione. Ok, scusate la brevissima pausa, vediamo cosa abbiamo a disposizione. Allora, qua partiamo da sinistra, abbiamo un M14, Sariana, un cannone leggero, delle biciclette Guzzi, una Fiat 508, questo è carinissimo, la conversione ad anticarro del carro veloce, bellissimo questo, fantastico. Qua abbiamo la classica autoblindo, uno dei migliori veicoli italiani. Qua abbiamo un semovente 41 da 75. Un bel anticarro su camioncino e un bel antiaereo su camioncino, quindi interessanti. Forse arrivate nel giro di un minuto. Allora, vedo che il fianco sinistro nostro è abbastanza esposto. Qua è più coperto, quindi prendiamo la fanteria. Dobbiamo difendere il nostro HQ a tutti i costi. La facciamo una cosa di questo tipo. Ok, poi qua abbiamo altra fanteria, la mandiamo magari lì, anzi no, cosa possiamo chiamare innanzitutto? Visto che dobbiamo difendere, direi che abbiamo 20 mm, costa 300, chiamerei un anticarro saldo da 75 m, lo metterei qua, che copre abbastanza bene questo territorio. Qua abbiamo altri anticarro che magari mettiamo qua, tu hai delle bombette a mano, ti metti qua. Dei fanti però anche sulla sinistra, non sulla destra, non mi... cos'è? Ah, hanno attaccato un convoglio. Ah, ok, hanno attaccato un convoglio dove? Pausa, pausa. No, ho sbagliato, ho fatto uno screenshot, non volevo. Volevo mettere in pausa. Qua giù. Il nemico ha intercettato un convoglio diretto alla nostra... non lontano dalla nostra location. Il convoglio contiene un carro speciale, dobbiamo cercare di recuperarlo per assicurarci la vittoria. Semovente da 105 mm. Cattivo. Lo voglio. Deve essere mio. Allora facciamo un corpo di spedizione. Facciamo un corpo di spedizione con questi. Adesso facciamo pausa. Allora pausa, prendiamo voi che avete anche gli anticarro, andate lì. Prendiamo a sto punto l'autoblinda. E andiamo con l'autoblinda, dovrebbero esserci carri, esploso mi sa. Spero ovviamente no. Qua c'è il comandante con il binocolo. Bene. Voglio a sto punto voglio della fanteria. Per utilizzare questi due. Non ce l'abbiamo fanteria. Beh, prendiamo un tank crew a sto punto. Qua abbiamo un altro cannone da 105, lo portiamo qua. Mentre questo carrettino lo mettiamo in questa zona qui. Ok, facciamo avanzare l'autoblinda, non vedo grossi pericoli. Ci sono degli inglesi, no, questi sono gli italiani. Qui ci sono dei bersaglieri addirittura. Dei bersaglieri. Allora, mettiamo questo qua. Sta arrivando la prima ondata, occhio all'autoblinda. Adesso mi sembra tutto abbastanza tranquillo. Ok, abbiamo preso il controllo delle sue truppe. Riparatelo, grazie. Mettiamo l'autoblinda a guardia. Ok, abbiamo ricevuto della fanteria extra. Iniziamo a far indietreggiare questi fanti. Mettiamoli ad esempio qua. Non c'è bisogno di tenere tutta sta gente lì. Vabbè, venite qua. 3 minuti ma non si vede ancora nessuno. Beh, positivo, dai. Perché non si muovono questi?
Non possiamo... Ah, sono incastrati, che ho scelto gli unici due. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Mi avete scocciato. Vi distruggo il caseggiato qua. Ops, ops, alala, uno è morto. Ti è caduto in testa la grondaia, capita. Capita. Oh, sento dei... Sento dei cari nemici. Eccolo là. Guarda là che imboscatone che gli facciamo. Merda. Difendete la posizione. Aia, crew injured. No, bastardo. Subito così iniziamo. Bene. Bene, ma non benissimo. Abbiamo perso l'autoblinder, fa lo stesso. Ripara anche tu, dai. Così fate prima. L'anticarro, guardalo. Cattivissimo. Scusate, non avevo portato due anticarro. E vai! Dove va? Dove sta andando lei, signore? Allora, a sto punto qua è esploso tutto e indietreggiato, perché avete visto che sta arrivando un nemico abbastanza incazzato nero. Qua la gente si sta... Andiamo a fornire supporto a lui. E due si mettono qua mentre questi riparano. Oh, bene. Non puoi ancora entrare, però. Posa sta scatolina, grazie. No, non è finito la riparazione, vai lì tu. Ok. Adesso sembra abbastanza semplice. Attenzione qua. Oh là là, qua è buona posizione a sto punto. Oh, Crusader! Bene, distrutto. Molto bene. Qua abbiamo una Saiyana, prendiamo... Allora, mettiamo... Entra dentro questo che secondo me è più importante. Tu compreso. Ok, abbiamo nuovi... Ora possiamo prenderci... Cosa abbiamo qua? Carri... Carramoto P40 subito. P40, non so come sia possibile che sia... Già in uso della lama, ma va bene. Mi va benissimo così. Questo mettiamolo nascosto perché non è un mezzo molto stabile. Voi andate qua. Oh, e questo? Ok, questo va bene, qua c'è un camion. Cerchiamo di metterlo retromarcia. Facciamo che si mostri solo il culo. Voi qua avete riparato? No, ancora no. Oh, ma è lungo da riparare quel carro. Signore, sì signore! Fatelo fuori, sì, grazie. Si può riparare qualcosa qua? Oh sì, si possono riparare tutti volendo. Può far bacco qua, può far bacco a ritirarsi. Acciderbolina. Acciderbolaina. Dai, su, ripara sto carretto qua. Dov'è il P40 innanzitutto? Che adesso gli mandiamo contro il P40, vai. Tu mettiti qua giù. Madonna il P40. Oh, veicolo riparato. Bene. Madonna, è nostro. È nostro. Che mi dice che è da riparare?
Madonna nel culo proprio adesso, guarda nel culo. Dai, ricarica. Vabbè, non ce n'è stato bisogno, via. Mettiamolo, vieni qua. Tu mi vieni. Vabbè che le prime ondate sono abbastanza semplici. Distruggi queste piante, va. Retromarcia, bene, caccia giù le piante, così hai più visione. Retromarcia. Ok, la prima ondata è abbastanza easy peasy. Tu sei... Oh, oh, oh. Fuggi, fuggi, fuggi. Agli ordini. Ma voi state sparando? Sì, sì, stanno distruggendo tutto. Distruggete tutto. E difendete. Una P40. Merda. Indietreggia. Pull back. Pull back. Aia. Via, 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 via. Uff. 40 non è che sia, però hai fatto molto bene. Io ho il modellino che ve lo farò vedere prima o poi, ma fatto molto bene. Che dettagli. Ok, tu stai qua. Guarda che imboscatone che gli facciamo. Vai, 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 vai alle spalle. Non l'imboscata! No! Mi hanno fatto la festa, vabbè. Dietreggiamo. Madonna che botti che tira questo. Botti di capodanno. Sarei quasi tentato di spostare questo, visto... Track damage. Merda. Ok, risorse addizionali. Oh, oh, oh. Bisogno di fanti. Prendiamo tank crew per... Vieni qua, riparami i cingoli di questo. Secondo me tu puoi venire qua. Allarme aereo. Che cazzo stai dicendo? Sei ubriaco. Come faccio a chiamare della fanteria che non sia... I tank crew. Supporti units, ansaldo. Chiamiamo un altro ansaldo. L32, lo mettiamo qua. Vai, chiamiamo un altro ansaldo. Allora, cerchiamo di beccarlo sul fiale. La palma. Boom, preso in pieno. Prendiamo a sto punto anche altri tank crew. Ok, tu mi vieni di nuovo qua. Ok, questi carri qua per adesso siamo a posto. Reinforcement has arrived. Questo non sta facendo nulla, mettiamolo magari... Ah, merda, questo è esploso. Ah, però si può riparare, bene. Vediamo se riusciamo ad andare a riparare qualcosa qui. Ad esempio questo Valentine. O quel... Ripariamo questo Valentine che mi sembra più... Ah, non si può più entrare. Tu spostami sto carro di rifornimento. Qua c'è una Sariana. Entrateci. Adesso mi sembra tutto molto semplice, ma sta da vedere. Per la patria.
Aia, minchia, ho fatto un incidente, ho fatto un frontale. Merda, è traccato. Ripargli il cingolo. Vediamo se qualcuno di questi... questo Crusader è entrabile. Ripariamo. Andiamo in giro con il nostro camioncino Pepperigo. Pepperigo! Volevi, guardalo lì. Nascosto, ovvio. Come ti permetti? Tu non puoi fare nulla. Comunque, direi che per questo primo episodio può bastare. Mettere in pausa. Una difesa abbastanza per adesso easy, ma siamo solo alla terza ondata su 8, quindi penso che la difficoltà aumenterà nel corso della partita. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!